Questo tipo di interventi dovrebbe coinvolgere tutti gli studenti. Noi ci siamo rivolti a chi probabilmente ne aveva più bisogno immediato, cioè chi viene da situazioni di estremo svantaggio familiare e sociale, che non significa necessariamente avere dei debiti formativi, non era quello il criterio di selezione, però chiaramente abbiamo cominciato con, diciamo, una serie di situazioni obiettivamente più difficili, però è chiaro che questo tipo di interventi, diciamo, di recupero, soprattutto dopo la fase della pandemia del Covid, è importante che venga allargato il più possibile. Diciamo che dallo studio emerge probabilmente in primo luogo anche l'opportunità magari di ripensare l'articolazione delle vacanze scolastiche. Fare 3 mesi di fila non fa particolarmente bene dal punto di vista degli apprendimenti, quindi fare come in altri paesi vacanze più distribuite durante l'anno non sarebbe male. In secondo luogo è chiaro che soprattutto per chi parte da una situazione di fragilità bisogna che le scuole e in generale, diciamo, chi governa le scuole si preoccupi di quello che succede durante l'estate, perché lasciando i bambini e i ragazzini a se stessi c'è il rischio che la perdita si aggravi, e sicuramente in generale, secondo me per tutti, andrebbe allungato l'orario scolastico, quindi la scuola al pomeriggio. Attenzione, la scuola al pomeriggio, come abbiamo dimostrato anche in questo studio, non significa fare la lezione al pomeriggio così come si fa la mattina, significa fare attività che puntino anche su una serie di competenze aggiuntive, quelle che normalmente si chiamano competenze socio-emotive, quindi pensate anche attività sportive, teatro, musica.